Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di MDS, io sono il vostro Alas e oggi parliamo della patch note. Allora, tralasciando i milioni di cambiamenti fatti su Battle Royale, che intanto sapete che non mi interessa molto, parliamo invece di quello che sta succedendo su Salva il Mondo. Hanno aggiunto Valar Ruta 2, sono 21 incarichi, dicono che sono carini, chi li sta già giocando, io sto tornando ora a casa e li proverò subito. Chi li sta già giocando mi ha detto che sono molto carini, gli incarichi si fanno in scioltezza, almeno i primi. Ti danno un eroe, una reskin del Milite Folgorante, così sapete anche che tipo di eroe è, un soldato. Che è il bassista, se non ho capito male, degli Steelwood, il gruppo in cui suonavano Lars, quello del furgone, e Sid, l'eroe che ti davano in Valar Ruta 1, quindi ora ci danno il terzo. Inoltre, metteranno un nuovo eroe, un nuovo costruttore con un nuovo tipo di base. Una base che si chiama Rosie, Rosi, R.O.S.I.E. che a quanto pare genera uno scudo dove non si può entrare, o una torretta, non ho ben capito se fa danni o meno. Comunque lo vedremo nello shop a breve, come vedremo nello shop a breve un'altra novità, di cui però parlerò dettagliatamente in un prossimo video, proprio perché prima la voglio avere tra le mani e vedere sia l'eroe sia l'altra novità, che saranno disponibili tra parentesi da domani, sì, domani notte mi sembra, o da stanotte, non mi ricordo esattamente. E niente, questo è. Non hanno ancora annunciato il cambio evento, ma quello lo sappiamo tutti, coinciderà con la fine degli skirmish del Battle Royale, quindi aspettiamo trepidamente questo momento. Altre novità importanti, a parte correzioni di bug vari e cos'è che avevano messo di importante? Correzioni di bug. Correzione di un po' di cosine tranquille e insomma, una patch non dovrebbe essere molto grande da scaricare. Io ora arriverò su e scaricherò la patch. E poi, signori, oggi si tryharda. Bella a tutti, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se vi volete iscrivere, iscrivetevi al canale. Se non lo volete fare, non lo fate, commentate solo con cose costruttive e naturalmente imparate a giocare. Alla prossima, ragazzi!